Buonasera Luci, buonasera a tutti. Questa sera non parlerò come uno burocrata statale della Slovenia, ma come uno che ama queste valli, questa zona qua, dalla più tenera infanzia, potrei dire, e poi anche come etnologo, sociologo, perché da sempre sono appassionato di queste realtà. Mi ricordo anni fa, quando c'era ancora vivo Giovanni Maria del Basso, abbiamo organizzato un paio di riunioni a San Pietro, intitolate sulle vie di Andrea di Locca. Allora lì mi sono ricordato che quelle serate hanno avuto una radice in Trinco. Mi chiedete come mai? Un alunno di Trinco era famoso professore all'Università di Udine, Marchetti, che in qualche modo ha trasmesso quello che Trinco cercava di presentare in realtà delle valli, della Venezia, non solo al Friuli, ma a tutta la nuova realtà del Regno italiano. E poi, dopo Marchetti, su questi binari, abbiamo seguito il professor Giovanni Maria del Basso, e poi Tarcisio Venuti, poi Giancarlo Menis, e poi anche Tarcisio. Direi che queste sono le personalità più eccellenti nel campo della storia, delle belle arti, che in qualche modo hanno cercato di valorizzare questa cultura delle valli. Perché ho cominciato qua? Valorizzare la cultura delle valli. Perché qui esiste non solo un po' d'ore, spotamose, ci vergogniamo di essere figli e eredi di una cultura. E questo è per causa della storia, però è una ricchezza. Anni fa a Monte Lussari mi è venuto spontaneamente di citare una novella di Ivan Zanka, il famoso scrittore sloveno, che è morto durante la Prima Guerra Mondiale. E allora lui ne ha combinate tante. E dopo ha fatto una bellissima raccolta delle sue novelle, che sono come, diciamo, un certo tipo di confessioni di San Agostino. E gli racconta un tradimento che ha fatto la sua madre quando da giovane studente a Lubiana si è vergognato della sua visita alla scuola, scendendo le scale della scuola ha visto una donna con un fazzoletto che è venuta da un villaggio, Vresnica, ha fatto 28 km a piedi, e quella donna con semplice aspettava qualcuno davanti alla porta. E i colleghi di questo Ivan Zanka dicevano: ma guarda, lì è la mamma tua che... E questo qua ha detto: no, non è la mia mamma. Poi dico: ma sì, ma è vero che... No, non è la mia mamma, non è questa la mia mamma. E allora è uscito da un'altra porta laterale e questa donna ha aspettato davanti al cancello della scuola a lungo, finché l'ultimo non è andato fuori, si sono chiusa il cancello, e lei dice: ma hai finito la scuola? Sì. E non c'è nessuno dentro? No, nessuno. E lei ha portato alcuni centesimi che ha risparmiato per darle, e dopo è andata alla casa dove abitava. E, ma dove sei stato? A scuola. Ma non ti ho visto, ti ho... Allora questo peccato gli è rimasto per tutta la vita. Alle volte mi viene, adesso dirò forse una parola forte, di paragonare il nostro comportamento verso la nostra cultura simile a quello di Zanka. Tradire la madre e tradire se stesso. Non si è più nessuno.
si può essere ospite di qua e di là, però non alla casa. Questo libro di Bankich in qualche modo ci presenta la nostra casa, la casa delle valli. Dobbiamo essere fieri di questa casa, se anche è semplice, però è la nostra. Adesso parlo come sociologo e etnologo, e forse anche come un politico. Non c'è una cultura che vale di più o di meno, non c'è una nazione che vale più dell'altra, non c'è una persona che vale più dell'altra. Questi sono i diritti dell'umanità, sono le famose carte dell'ONU, e queste dichiarazioni hanno affermato quasi tutti gli stati del mondo, anche la Slovenia, anche l'Italia. Allora dobbiamo rispettare queste, diciamo, particolarità, ma non sono particolarità, è latte della nostra madre, che è stato tramandato dai secoli e secoli. Certo che storia ha fatto sempre i giochi con i piccoli, i grandi hanno avuto sempre le tavole piene, e i piccoli hanno costretto che cosa devono pensare e cosa non pensare, cosa devono parlare e che cosa non possono parlare. E così è successo che dopo il crollo del patriarcato nel 1420, in qualche modo questa etnia qua ha perso la libertà che aveva fino ad ora, è passata sotto la serenissima, però era già un altro mondo. Se anche in quello, in qualche modo, ha ottenuto certi livelli dell'autonomia, fino all'arrivo di Napoleone. Napoleone, dunque, è arrivato dappertutto, ha tolto la libertà, diciamo, del proprio pensiero, della religione e di tutto. Poi si è ristabilito di nuovo, come era prima, fino alla fondazione dell'Italia. E lì, in una conseguenza dello sviluppo storico, sono nati i cosiddetti nazionalismi, che prima non c'erano. È una novità che ha portato la storia. E questi nazionalismi spero che in qualche modo sono andati nella storia per tutto il merito che hanno avuto, ma anche per tutte le disgrazie che hanno prodotto dopo nei decenni seguenti. E così questa storia, questa casa delle valli di Venezia, è stata sempre interpretata dagli altri. Come andava bene per gli altri. E allo stesso modo come andava bene anche per la Jugoslavia di allora, che aveva una certa visione ideologica, come l'aveva l'Italia prima della Seconda Guerra Mondiale e dopo. E spero adesso, quando siamo nella comune Europa, Unione Europea, che queste difficoltà, queste differenze non dovranno essere più gli ostacoli, ma la ricchezza. Anche in Slovenia, sempre dove è presente un'ideologia, si cerca di interpretare tutto secondo l'ideologia. Io mi ricordo quando frequentavo la scuola elementare a Torino, la maestra mi ha improverato ogni giorno quando non riuscivo a pronunciare bene nella lingua letteraria del mio cognome, perché lo pronunciavo così come si dice qui. E guai se uno ha usato una frase in dialetto. Adesso tutti questi dialetti stanno diventando sempre di più un patrimonio, un valore. E 11 anni fa persino l'UNESCO ha messo proprio i dialetti sulla lista della cultura immateriale. E alcune di queste lingue cosiddette parlate o dialetti sono già in via questo processo di proteggervi sotto la tutela di UNESCO. Lo so che qui non è che si è studiato o imparato tanto della vicina Slovenia o ex Jugoslavia,
come noi non abbiamo studiato, come è fuori dell'ambito di quell'ideologia che era quella volta. Però la Slovenia è uno stato abbastanza giovane, fondato nel 1991. La Slovenia era già prima. Su certe teorie non sappiamo neanche se era già prima dei Romani, però sulla storia ufficiale si sa che sono venuti queste parti dal nord, diciamo, dalla Moravia, insieme con i Langobardi, e che proprio qui, su queste valli, dove hanno stabilito il famoso patto dell'uovo, e fin dove l'uovo rotta, la dissero Sveni, e dove si chiedono erano i Langobardi. Questo ce lo dice Paolo Diacono, basta leggere. Allora, direte, ma non ci capiamo. Lo Sloveno ha 62 dialetti, divisi in 8 gruppi, e questi dialetti tra di loro non si capiscono. È tutto della storia, perché in ogni, diciamo, vallata o regione qualcuno dei precedenti è rimasto, allora qualche parola è rimasta, un po' di mentalità, poi sono venuti Unni, poi Avari, poi Langobardi, poi Slavi. Allora c'è stato sempre un miscuglio, poi una colonizzazione tedesca, poi l'altra. E questo alla fine ci ha arricchito. Grazie a Dio che nell'epoca di riforma, Primo Stuart ha scritto il Catechismo e l'Abecedario nel 1550 in una lingua che lui cercava che fosse capita almeno di una grande parte. E lui per la prima volta ha usato la parola sloveno, lingua slovenzi, amati sloveni. Prima non esistevano, erano quelli della Carinzia, della Stiria, della Pannonia, Porabbia si dice, o della Carniola, del Carso, di Riparco, e noi Possociani, indietro, e qui Veneciani. Che cosa ci unisce? Ci unisce in ogni modo il nostro carattere. Se qualcuno qui nelle valli mi dice ma io non sono sloveno, adesso scherzerò un po', ma basta stare un pomeriggio tra di voi, si capisce che siete sloveni, perché vi indicate uno con l'altro sempre per una piccola cosa. È una caratteristica dei sloveni e dei slovacchi in Slovacchia. Poi il gusto, il modo di cantare, di ragionare, tutte queste cose. Lo stesso succede nelle valli di Lesia. È una valle che è rimasta chiusa e ha conservato ancora la lingua che probabilmente va fino al X secolo, quando sono stati fatti i cosiddetti i monumenti di Freising, a Dužinski Spomeniki, che hanno conservato le lettere, i vocali che noi non abbiamo più, grazie, rio, poi nasale. E siccome per loro i primi vicini, oltre i friulani, erano quelli di Prezzo, Forez, allora gli dicono a tutti gli altri che non sono del Friuli o dell'Italia, tu è Busco, vuole vedere quelli di Prezzo e di là. E così anche qua, perché vi fanno queste cose? Seguo un po' i giornali, seguo un po' le cose che accadono qua. E ogni volta mi ferisce un po' l'anima sentire questa cosa che in ogni modo vogliamo tradire la mamma, la madre, la lingua della madre, che si chiama Ponace, Ponedisco, Potersco, Poroseansco, Poliziansco, Potrasco, Pokrasco, Potminsko, Pobusco, Pokubarisco, come volete. Però la madre è la stessa. E non dobbiamo vergognarci della nostra cultura. Penso che Giorgio ha fatto un lavorone che in qualche modo ha messo insieme tutto quello che da Trinco poi è stato fatto, magari a pezzi, da diversi angoli, e tutto quello che finora non si è potuto dire.
Io ho seguito già quando usciva sul Vogue, sul giornale, questa storia, 3 anni, 4 anni, e io dicevo, Giorgio, questo è uscito come libro, e grazie a Dio che è uscito come libro, poi è stato approfondito, arricchito. E ho controllato i testi, e Giorgio posso dire che ha fatto un lavoro da un esperto, da storico, perché ha seguito tutto quello che la storia moderna ha scoperto e tutto questo ha messo dentro, ha valutato. Non è un sguardo, diciamo, folcloristico sulle faccende delle valli. È un lavoro scientifico presentato in modo, diciamo, popolare, che sia accessibile, accettabile e capibile a tutti. So che porterà un po' di polemiche e sono sane, però queste polemiche devono servirci per svegliarci e di non ripetere Zankar. Vi ho detto più volte di Zankar. Guardate, nell'Europa ogni minoranza ha un valore, ogni etnia ha un valore, popoli che portano cultura rimangono, gli stati cambiano, si ingrandiscono, diminuiscono, spariscono persino. Per dare una conferma a tutto quello che vi sto dicendo, voglio leggervi un pezzettino di discorso che l'ha fatto Papa Francesco a Strasburgo 25 novembre scorso. Dice, il motto dell'Unione Europea è unità nella diversità, ma l'unità non significa uniformità politica, economica, culturale o di pensiero. In realtà ogni autentica unità vive della ricchezza e della diversità che lo compongono, come in una famiglia che è tanto più unita quanto più ciascuno dei suoi componenti può essere fino in fondo se stesso, senza timore. In senso ritengo che l'Europa sia una famiglia dei popoli, quali potranno sentire vicine le situazioni dell'Unione se essa saprà, se essa saprà sapientemente congiungere l'ideale dell'unità, qui si annella la diversità propria di ciascuno, valorizzando le singole tradizioni, prendendo coscienza della sua storia e delle sue radici, liberandosi dalle tante manipolazioni e delle tante foibe. E manipolazioni e le foibe ne abbiamo avuto troppe. Mettere al centro della persona umana significa anzitutto lasciare che essa esprima liberamente il proprio volto e la propria creatività sia a livello di singolo che di popolo. Penso che un augurio più bello, più concreto non ci possa essere. Povero Maloche può nascere, non proprio può nascere, c'è smo può vechtere, potremmo reče tudi kakšno tako, kot sem se navadil, ko sem bil majhen, ko sem hodil še na brih, klobučarjem ali pa v reko, na Kras. Bom govoril, bolj počasi, da me boste zastopili. Na kratko ponovim. Nocoj sem tle ne samo kot uradnik sosednje države, ampak sem predvsem kot prijatelj, ki ima od malega pri srcu telurine. Tudi kot strokovnjak, etnolog in sociolog, ki me te reči zelo zanimajo od blizu. Vedno mi je srce bolelo, kadar sem videl, da se v teh dolinah trpi. In zatega sem še bolj sledil vsemu, kar se tukaj dogaja. Pred leti mi je profesor akademik Emilijan Cevc pripeljal Špeter, kjer so bili večeri Andreja iz Loke. Tam sem spoznal nekaj čudovitih forlanskih prijateljev, strokovnjakov, nekdani čedajski župan in profesor na Univerzi Giovanni Maria del Basso, ali pa Giancarlo Menis, Tarcisio Venuti.
Chissà se la necna cin belli o cugi di oz marchettia, ta pot trinca, in so generi temtolina, te culturituchi, dati pravo mesto, esatto, ta nas ne possarà. Ma non ci fossi so se ciottili, dagli udio territorina so potlacini, se vuoi io same da sebe, se vuoi io da nich cultura ni tacca o ti è cresciuta druga. In titrie che ni so belli Sloveni, so hotel potardit de so se culture nake, ni ne vece ni manche. Kot pri vsakem človeku. In to so je tudi temeljna določila vseh temeljnih dokumentov svobošči, ki jih je podpisal skoraj vse države pri Združenih narodih in tako tudi Slovenija in Italija. In te pravice moramo spoštovati. Tu so tudi pravice tudi vsakega manjšinskega naroda do njegove kulture, jezika in vere. Ko je Bankić začel po domu objavljati podlistke, sem bil zelo vesel, ker sem videl, da se dotika nečesa, kar je morda prezrto in se ne pozna. Vem, da v teh dolinah o svoji zgodovini se niste učili na način, kot je morda dejansko bilo, ker ti vsaka politika, vsaka ideologija predstavi svet v svojih očeh in ne ide od resnice. Ali pa samo delno resnico, ker tudi je lahko škodljivo. In mislim, da s tem delom, s to knjigo, ki bo povzročila gotovo tudi kakšno vročo kri, ampak hvala Bogu, ker je prilika, da pomislimo in da poglobimo, kje so naše korenine. V takih situacijah se vedno spomnim na Cankarjevo novelo o materi, ki jo je izdal, ko ga je prišla obiskati v Ljubljano. Prihodila je peš po nogah 28 km, stala pred vrati in čakala, da pride sin, da bi mu dala petico, ki jo je imela v curi in jo je težko prislužila. Rekla se je Rusc in Cankar, ko je šel po stopnicah šole, ko je ogledal to ženico z ruto iz podeželja, ga je bilo sram in je sošolcem rekel, da to ni njegova mati, ki so mu rekli, lep nam je mati. In je šel pri stranskih vratih čez dvorišče domov. Šola se je že zaprla, hišnik je zaklenil vrata. In mama praša, a ni nobenega več? In je šla na njegov dom. On se je naredil, da je ni videl. Ta greh, ki je pekel vse življenje. Želel bi, da tega greha ne bi nosili mi seboj, da ne bi pekel nas in naših zanamcev. Naša kultura v dolinah nediških, naš jezik, vera, so naša mati. In je njih tako kot vsaka druga mati. Ni važno, kje se rodila mati je. Prebral sem še odlomek, mislim, da ste ga vsi razumeli, iz papeževega govora v Štrasburgu v Evropskem parlamentu, ki govori o pomenu identitete in jih vam spoštovali. Mislim, da zgodovina je še naprej, da vse to, kar so nacionalizmi in zgodovina v 20. stoletju naredili, da gre v anale in na nas so novi izzivi. In vse to je naše bogatstvo. Tudi UNESCO je pred 11. leti prepoznal kot nesnovno dediščino govorice, narečja. In kar nekaj teh je prijavljenih, da se jih bo upisalo na listo svetovne dediščine. Torej, ne se sramovati samega sebe, svojega porekla, svojega doma. In potem se povedal še o naših značilnostih, našega jezika. Čeprav je država mlada, da je ustanovljena še 21. leta, vendar Slovenci nismo se takrat rodili. Smo tukaj že vse od 6. stoletja, morda pa še tudi odprej. Zgodovina nas je naselila po posameznih krajih, kjer smo se pomešali s predniki, staroselci. In vse to je povzročilo, da v posameznih dolinah, pokrajinah smo oblikovali svoje narečje, svojo govorico, svojo melodijo. Tako imamo 62 narečij izbranih v 8 skupin. In to je lepota slovenskega jezika, razen dvojine,
e il protesto che vi mostra la San Vak Kogaspa jezik ostoga. Če ne bi bili trubarja, ki je 1550. Izdal katekizem in naslovnico, verjetno ne bi imeli križnega jezika, tako kot jednakosti brez današnjih. Vendar je skušal takrat zbrati tako srednjo pot, ne bi ga zdaj približno razumila za vse ostale narečje.